un'altra volta dentro, perché adesso sei un'altra volta dentro in mezzo ai PC. Vabbè, poi ma nel mezzo scappo appena posso. Quello è costruttivo. Dicevamo, All'ombra del Bernini, la prima era una cover di Sam Smith. Ti ho detto il mio parere sulla tua voce. Però poi ascoltando All'ombra del Bernini diventa labile la differenza che c'è fra John Legend e Franco Battiato. Fammi capire un attimino dove vuoi arrivare. Sì, allora, no, ti dirò, comunque noi nei... Questo è Leo che parla. Sì, questo è Leo, ciao, ciao a tutti, sono Leo. Comunque nei nostri inediti, cioè, cerchiamo molto di lasciare questa impronta che va, diciamo, fuori da tutto ciò che è internazionale e ciò che non è italiano, insomma. Cioè, facciamo molto riferimento a parole, a testi cantautorali, in fondo. Comunque con sfondi musicali che provengono da un po' di cose messe insieme. Quindi comunque io cerco di lasciare questa impronta, comunque mettendo alcuni, cioè cercando di metterci anche, diciamo, del John Legend dentro di queste cose. Cura quella voce, cura quella voce. Bravi, bravi, bravi davvero. Poi parlavamo con Francesco, un po' di metalcore qui, un po' di metalcore lì, facciamo un po', mettiamoci un po' di chitarrina distorta. Come ti trovi a suonare senza un riferimento ritmico? Questa è seria, perché per un chitarrista non avere un riferimento ritmico... The metronome! Allora, svelato il segreto dei meno tre suonare al metronomo. Che bella però questa cosa, è un tecnicismo molto particolare, non tutti lo seguono alla lettera. In questo caso, avendo anche Davide che smanetta, per te sarà difficile, no? No, in realtà non è difficile, certamente... Partendo da dover arrangiare delle parti dove sapevo di avere una batteria e un basso accanto, passare da questo a dover un po' più lavorare su suoni ambientali, quindi per fare un po' più di riempimento, certamente insomma non è facile a livello di suoni, però l'ha detto Davide anche prima. Per quanto lavoriamo sui testi, comunque lavoriamo parecchio sui suoni dei brani. Infatti noi per fare un brano non ci mettiamo poco, ci mettiamo parecchio, perché... Immagino che trovare l'arrangiamento fra uno strumento prettamente melodico-ritmico e uno strumento che può essere qualsiasi cosa, perché in realtà tu hai davanti un range di possibilità, caro Davide, che sono infinite, quindi lui ti può essere di grande spunto. Però vai a scontrarti contro una cosa che è la perfezione, la ricerca della perfezione. Con quello puoi arrivare alla ricerca della perfezione, no? Che ne dici, Davide? Ma guarda, cioè, alla fine la prassi è... Noi abbiamo una prassi nell'arrangiamento di ciò che facciamo. Sicuramente la chitarra deve avere un ruolo importante, perché è innanzitutto lo strumento armonico che usiamo di più, anche se c'è il pianoforte che io suono dal vivo. Comunque cerco di dare centralità come sfondo armonico alla chitarra nei brani. Quindi a me sta costruire sopra quello che Francesco fa, fondamentalmente. Possiamo dire che Francesco, quindi, detto in brindisino, è un paddone, cioè una persona che se la prende largo. È un largo. Paddone, però ha i suoi momenti di cui, tipo alla fine dell'ombra del Bernini, si prende un bello spazio finale con Leonardo, dove diventa solista. Cioè cerchiamo comunque di non... avere dei c'è grande coesione, insomma, non sì. C'è una divisione dei suoni. Comunque si sente anche dalla registrazione, che mi dicevate è missata in casa. Sì, da noi, fatto tutto da noi. Per questo brano abbiamo fatto le riprese, non so se può dire uno studio. Puoi dire quello che vuoi. Nello studio VT, le chitarre e la voce le abbiamo prese lì. Nello VT studio di Guido Lioi. Salutiamo Guido Lioi. Salutiamo, ringraziamo. E niente, poi il mixaggio, che secondo me oggigiorno ha una, diciamo, un ruolo artistico al pari di uno strumento, cioè è un buon 80% del brano esce in mixaggio, soprattutto per noi che siamo in tre, diventa una parte artistica importante, ci teniamo a vedercela noi per i fatti nostri, almeno per il momento. E quindi non avete ancora trovato nessuno che
ha messo le mani sulla vostra musica? Non so se per fortuna o per sfortuna, ancora nessuno. Perfetto. Poi adesso io parliamo. Volevo proporre un intervallo musicale. Ah, fantastico. Perché i ragazzi magari si stanno prendendo una pausa. Ci prendiamo una pausa. E mandiamo appunto Meg con Distante. E subito dopo Different Now, The Classic Crime. Qui su Bari Rock City. Bari Rock City. Sunlight penetrating my apartment. As we walked down by the water, I remember what she said. You said we had so much in common. You didn't see it coming. Oh, I was as surprised to find the love inside your eyes as you were. We're
Different Now, The Classic Crime, e poi Mac Distante qui su Bari Rock City, ancora in compagnia degli almeno tre. Si parlava un po' di cosa succede poi all'interno dei locali dove si va a suonare. Voi siete stati in un contest, avete suonato su un palco grosso, molto molto bello direi, che è quello della Bohemian Jazz Café. E posso dirvi che non a tutti è possibile accedere a quel palco. Io ci sono arrivato che avevo 24 anni, 25 anni, ma così per puro caso. E è una bella sensazione stare là sopra con magari la gente che c'è, che ci può essere. Sì, ti dirò, a me personalmente il Bohemian come situazione in generale, come locale, piace molto, come posto in cui suonare e anche in cui passare una serata tranquillamente. Quindi suonare lì, poi soprattutto con quelle luci che a me fanno impazzire, tutti quei colori delle luci classici dei jazz cafe, insomma. Suonare con un pubblico alla fine in un posto, diciamo tra virgolette, chiuso, appartato, è comunque una bella sensazione, perché magari ti dà un live diverso, non è il solito live, cioè non il solito live, non è il live, diciamo, freddo, tra virgolette, del grande palco, della cosa in piazza, magari, che ok, ti emoziona, però magari, dico, con 20-30 persone, 40-50, diciamo che la sensazione si triplica, è davvero più caldo. Sì, è molto. Volevo porre una domanda proprio a tal proposito. Cioè, voi avete un'impostazione a tre, fate dei suoni, avete dei suoni molto soft, ma a tratti anche abbastanza raschianti. Ma io mi faccio una domanda, allora, il vostro pubblico è più un pubblico da poltrona o un pubblico da pogo? Dove, o nel mezzo, ovviamente, cioè, ci sono tante tante varianti, però è più da poltrona o più da stare in piedi a intercambiare? Dici per un eventuale, diciamo, tra virgolette, concerto in generale? Sì. Beh, sicuramente il nostro obiettivo non è quello di far ballare le persone, perché diremmo una cavolata, insomma.